Ragazzi, ma lo vedete? Ma quello è SpongeBob! Che però è stato creato un clone malvagio. Ora stanno in tutta la città. Ah, quindi sono in questa città di Bikini Bottom. Mi stai dicendo che ci sono più cloni? Porca vacchettona! Ragazzi, come vedete, questa città è un disastro. Ma dove siamo finiti qua, ragazzi? Oddio, questo è è SpongeBob. Ma che brutto che è, ragazzi. Aspettate, ma qual è il mistero di questa cosa, però? Fermi tutti, facciamo i seri per un secondo. Ragazzi, noi qua siamo praticamente super, super in pericolo. Guardate qua, è pieno di sangue. Dannazione. Oddio. Sai chi è questo? È Plankton, sì, che caspita di fine ha fatto. Mamma mio Dio, amico mio, guarda, siamo veramente in pericolo qua. Ah, qua c'è il computer, quello là di Plankton, la sua moglie era tipo, no? Sua moglie, sì. Eh, in alto c'è scritto che devi parlare con questa. E dov'è? Con il robot? Sì, con Karen si chiama. Non fa. Signora, pronto? I limoni. Dice, oddio, il cattivo clone sta per distruggere questo posto. Stupido Plankton, che cosa hai fatto? E lui sta per essere ucciso con un blu e dal clone. Praticamente sì. Sono andato nelle altre dimensioni per prendere il mini SpongeBob e ho preso una tazza di coffee. Una tazza di caffè. Ha preso il caffè, sì. Lui dice di prendere una tazza di caffè? Beh, questo non è per niente utile, perché lui ha detto quello, perché adesso ora è troppo... Come si dice lazy? Dai, non mi viene in italiano, troppo pigro, pigro, per farne uno. Devo entrare nel portale, ragazzi, devo entrare... Entriamo. Il portale del Nether! Potrebbe... non credo che sia il portale del Nether, ma potrebbe essere che questo ci porti verso il mistero... Oddio, di SpongeBob. Ma dove siamo? Dove sei? Ma non sono solo nella casa di SpongeBob, per caso. Cos'è questo? Sì! Mi sembra la casa di SpongeBob questa, no? Si mantiene bene, c'ha un televisore enorme. Brum, guarda qua, quanti... L'avrà modificato per osservarci. Porca vacca, non è vero, non smettilo di fare il complottista, non l'hanno modificato per osservarci. L'hanno modificato perché SpongeBob vive sott'acqua, quindi non può. Allora, cosa sono questi? Ma non ne ho idea. Sono dei pacchi che dovremmo utilizzare per qualche altro scopo malvagio. Ma adesso apriamo quest'altra cosa, ragazzi. Mi stai facendo anche tu paura. No! Ah! Porca vacca! Ma questo è Patrick La Stella! Che fa questo? Ma che brutto! Dobbiamo parlare con lui, ho paura! Ma non me lo ricordavo così! Infatti è un po' cicciotto. Allora, che cosa stai facendo qui? Beh, allora, io sono venuto qui per aiutarti. Ma quando mai? Non è vero, io non voglio... Però... quindi, davvero? Ci sono tanti... devi stare 2 giorni qua per aiutarmi a pulire. Mi sono appena spostato in questa stanza e tutte le immobili là non sono ancora completati. Quindi, adesso spero che tu possa aiutarmi. E quindi vai a mettere le scatole. Ok. Oddio! Porco! Guarda che... Io sempre avevo paura, Donis. No, perché mi porti con me? Bro! Ma cos'è? Non lo so, però tu... Ma perché io sento tutto sminchiato, comunque? Perché io ti sento basso e il gioco alto? Non va bene. No, parla. Non ne ho idea. Me ne posso andare via da questo? No, c'è un cesso. Ma perché mi guarda? Va bene. Adesso prendiamo i pacchi. Allora, dice di mettere le scatole nel... ma quali scatole? Dove le vede? Cioè, quelle scatole lì non si possono prendere. Devo però prendere altre scatole, forse metterle nella storage room. Va bene. Sì. Vedi un po' se c'è nella cucina qualcosa. Appunto, bisogna esplorare la casa, ragazzi, qua. Frigo, vedi se c'è da mangiare. È diventato Supermarket Simulator, per caso? Può essere. Non... non va, perché non va? Qua c'è un ciuccio. Un biberon, per me che c'ho paura. Esattamente, povero bambino spaventato. Ecco la scatola a destra. Grande, c'hai un occhio acuto adesso. Un occhio svelto, hai visto? Un occhio svelto, esattamente, mettiamolo qua dentro. Adesso lo riproviamo. Allora, quindi praticamente siamo nella casa di questo Patrick La Stella che si è appena spostato. E io, ragazzi, ho il terrore di incontrare invece SpongeBob. Sarebbe veramente orribile, sì, comunque era G. Porca vacca, amico mio Eli, ma perché siamo... Ma perché siamo... Cioè, che mistero c'è qua dentro? Non lo so, qualcosa di super brutto, io ho paura. Ci vogliono controllare, moriremo tutti. No,
oddio, è vero che tu sei complottista. Non ti devi preoccupare così tanto, perché mi sembra che in realtà Patrick, oltre che essere un pochino stalkerino, purtroppo, però lui non mi sembra che ci voglia uccidere. È anche un po' in carne, oltre stalkerino. Allora, non si devono prendere in giro le persone così, però, eh. Però è la verità, scusami. Abbiamo messo le scatole all'interno, no? Ancora non hai finito, perché non è cambiata la versione. Vedo, sì, la versione, la missione. Però non... Nelle altre stanze, vai a destra, non lì. Ma perché tiene un exposed di carte igieniche? Che bro è? Magari la finisce, perché magari ne usa tanta. Anche perché si vede che ne usa tanta. Non c'è! Sì! Nelle altre stanze, Dunis, non da qui. Nell'altra stanza. Ho capito, ma lì non si può entrare, stupido! Come non si può entrare? No! Guarda, non mi fa entrare. Ma forse è perché allora... è buggato? No! Non va! Devo parlare con la stella? Bro? No. No. Ah, fatto. Ok. Allora, dobbiamo cercare... Oddio, è scomparso! Ho visto, dobbiamo cercare che SpongeBob non lascia Patrick che mi veda. Cosa vuol dire? Dov'è SpongeBob, ragazzi? Porca vacca, sarà sicuramente Spongy, qua da questa dove parte. Dove sei? Spongy, sei qua, dovresti avere il complottista tu, eh? Giusto. È quello che sei in fondo, no? È quello che mi hai detto di essere sin dall'inizio, appena ci hanno conosciuti. Hai detto, merda, io è vero, credo è vero, che SpongeBob mi spii mentre caco. Ah, c'è una chiave. Credo che SpongeBob mi spii qualcosa che non posso dire. Forse non dovevo dire questa cosa, però. Zio Birillo. Allora, c'è Patrick, ragazzi, che mi è comparso dietro. A quanto pare vuole parlarti. Esatto, dice, parla con Patrick. Va bene. Che cosa stai facendo? Io veramente, Patrick, niente. Stai cercando nella mia cucina? No, aspetta, no. Sto cercando nella tua cucina. Perché? No, aspetta, questo sono io. Perché in realtà volevo un po' di latte. Ucciderò dopo questa cosa che hai fatto. Ma in che senso? Perché? Cosa? Intendevo, scusami, giocherò con te. Che carino, giocherà con noi. Già. Va bene, allora praticamente dice: fai orange juice. Praticamente devo fare un po' di aranciata, esatto, nel biberon che avevamo visto prima. Ok, quindi, io ho sempre più paura. Come si fa a fare però l'orange juice? Ah, questo qua. Oh, grandissimi, yuppie. Ok. Devo darlo a Patrick, anzi a Potrick. Ma ci sei? No. Oddio! Ma che cazzo? Ragazzi! Ma cosa sto vedendo? Allora, ragazzi, ora che Potrick si è addormentato, dobbiamo cercare SpongeBob, come avevamo detto. Va bene, allora, prendiamo la chiave, così almeno possiamo andare da questa parte. E sapete cosa facciamo noi? Ci chiudiamo dentro. Sei sicuro che funzioni così? No. Adesso, mi chiudo anche qua dentro. Porca vacca, qua c'è... Che cos'è? Aspetta, adesso... Ragazzi! Ma lo vedete? Ma quello è SpongeBob! Quello è SpongeBob che è stato imprigionato da Potrick! Da poverino! Patrick. Poverino, ma che t'ha fatto, bro? Allora, fermi tutti, dobbiamo capire un attimo cosa c'è scritto su questo muro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Allora, 1 c'è una lampadina, 2 non si capisce. Che cacchio è sta roba? WD? Boh, premo il pulsante, facciamo prima. No, mi sa che... Lo hai liberato, immagino. Ok, 2, bisogna accendere la lampadina, giusto? No, raga, che cacchio. No, la lampadina è accesa, però. E dice, ehi, chi sei tu? Allora, io sono te. Salvami, ok. E questo perché sono qui per salvarti. E lui è dietro di te, chi è lui? In che senso? No. Scappa. Che fa? No, che schifo, cosa fa? Oddio, cosa sto vedendo? Scappa, no, bro, devo scappare, c'è un labirinto, c'è un cazzo. Dove devi andare? C'è un cazzo, il arco dis. No, bro, no, queste cose mi fanno cagare addosso, però. Rifacciamolo. Salvalo. Ok. È di nuovo lì. Di nuovo il suono orribile. Dai, veloce. Una brutta veloce. Cosa, ma cosa sto vedendo adesso? Via, ok, scappa, via. Corri. Concentrati tu. Sì. Ma perché dobbiamo scappare da Patrick? Dietro di te. Porco disco. Zio. Non si vede un cazzo. Non si vede niente. Non si vede niente.
proprio niente. No. Prova a saltare. No, ragazzi, scusatemi un attimo. A me vengono da dire prima di tutto cose strane, perché mi spavento veramente per sti giochi. Quando mi inseguono mi cago addosso. Poi mi viene da spaventarmi troppo, perché e poi non capisco, non si vede niente. Quindi sapete cosa faccio? Aspetta. Allora, ragazzi, qui praticamente rifacciamo di nuovo per l'ennesima volta, perché Patrick è impazzito e vi ho anche alzato la luminosità, così almeno pure io posso vedere le cose, perché sennò veramente diventa difficile capire che cacchio succede qua. Madonna, ma è velocissimo Patrick. Sì, ma adesso io c'ho l'hack di vedere di più, perché vedo dall'altra parte dai ragazzi che voi almeno ci vedete qualcosa. Sì, Figata. Grandissimo. Grandi ragazzi, siamo fortissimi. Grazie al vostro schermo io riesco a vedere di più, Grazie mille ragazzi. Stiamo scappando da quello psicopatico. Grazie per il vostro potere. Grazie per il vostro potere visivo, perché stiamo scappando da quello psicopatico di Patrick. Oddio, siamo in un vicolo cieco. Infatti adesso che cacchio facciamo? Gli abbiamo tirato SpongeBob. Che schifo, via. Che schifo è stato, ragazzi. Ok, dove siamo finiti? Almeno siamo scappati. Oddio. Allora, siamo rientrati nel portale del Nether. Porca vacca. Ok, due ore dopo. Cosa succede 2 ore dopo? Quindi SpongeBob ci è atterrato addosso. Karen? Lei è Karen, quindi dobbiamo parlare con Karen. E lui è... Perché è diventato così lui? È stato pietrificato? Infatti... Ma... Karen mi guarda! Parlale! Bro, ma vedi, questa Karen qua è inquietante. È vero, è diversa. Perché si sta girando, è come se... È come se lei c'entrasse con tutto questo, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo parlare... Cioè, stiamo parlando con Karen e ci dice... Buon lavoro! Ci ha detto del codardo! Non sono un codardo, infatti. E la nostra prossima destinazione... Cioè, la tua prossima destinazione sarà Double Bob Universe. Cos'è? La nostra prossima destinazione sarà Double Bob Universe. E dice che credo che Double Bob non ha bisogno di introduzioni. Quindi, qualsiasi cosa farai... cerca di evitare le code, di toccare le matite, le sue matite. È tempo per te per andare. Va bene, entriamo nel... Andiamo, dai! Nell'universo di Double Bob, che... Oddio, ma cos'è? Mi sa che non si può far vedere questa cosa, ragazzi. Ma cos'è? Ma ci sono un sacco di SpongeBob che ballano. Ed è una discoteca. Parla che c'è il copyright, sì. Ti immagini se c'è veramente il copyright, mi incacchio, Tu nel dubbio parla. Vai, ma tanto si può prendere le... Allora, dai, forza, ti prego, andiamocene via da sto coso che già mi sta facendo venire l'ansia. Devi e mi fa schifo. Una chiave. Ah, no, devo parlare con lui. Ok, ciao. Praticamente, che bel party. Andiamo, balla con noi. Double Bop, abbiamo bisogno di te. Non me ne frega un cazzo. Spliterina, forza. Quindi praticamente bisogna seguire lui. Ok, seguiamolo, forza. Ma... Non è perché vero. Non ti fa passare? No, non so. Sto sentendo rumori. Bro, sto sentendo rumori. Io ho paura. Sto sentendo rumori e... Non so... Non sto capendo cosa succede. Sono quelli del complottismo. No, non sono quelli del complottismo. Oh. Ma cosa sta succedendo? Non capisco. Che problemi hai? Ok, andiamo, dice. Dove andiamo? Ma ragazzo, ma fermati un attimo. Ma non riesco a venire. Ragazzi, che diavolo di problema è questo? Perché stiamo qua in questo mondo dove ci sono questi cosi schifosissimi? E guardate che fine ha fatto. Ma questo è tipo SpongeBob strano con una cravatta? Sì, sembra quello proprio lui, però con qualcosa di strano. Esatto. Sembra polpa. Vabbè, cosa hai detto? Polpa? Sì. Ma sei scemo. Di pomodoro. Ma vabbè. Comunque parliamo con lui. Dov'è, dice? Dov'è la mia matita? Non l'ho toccata, io giuro. Dammi la mia matita oppure ti ucciderò. No, giuro, Double Bob, non sono stato io, non l'ho toccata. Tieni questa mappa e trova la mia matita ora. Ragazzi, dobbiamo trovare la matita di Double Bob, altrimenti ci uccide. Quindi M per trovare la mappa. Sì. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte proprio. Vabbè, allora cerchiamo di trovare sta caspita di matita. Allora, noi dove siamo esattamente? Che cos'è questa cosa? Mi sembra Cos'era?
Ma che problemi ci sono in sti posti? Non mi avvicino più agli scaffali. Allora, cosa sembra questa cosa? Scusami, perché dobbiamo capire un attimo dalla mappa dove siamo. Penso sia quella tutta in basso. Quindi la X in basso, a sinistra. Porco Dio! Ah! Ma perché ha fatto così? No, fermi un attimo. Bisogna muoverci perché sennò qua. Una vita! Porco zio, figlio di puttana. Porco due! No, zio. No, figlio di puttana. No, ragazzi. No, ragazzi, non è possibile. Vi giuro, cioè la cosa più. È impossibile! Io non so, non riesco a giocare. Ma facciamo adesso? Non riesco, cioè, io ho paura di giocare, basta, non vuoi. È traumatico sto coso, ragazzi. Cioè, vi giuro. Mi sono nascosto! Ci si può nascondere! Ok, questa è una bella idea. Esatto, quindi la prossima volta quando succederà qualcosa bisogna trovare un armadietto quantomeno per nascondersi. I servizi segreti hanno nascosto la matita di SpongeBob qua. Non sono stati i servizi segreti, mi sa, anche perché sennò li avrebbe uccisi probabilmente. Mi sono nascosto. Bro, non puoi fare niente, mi sono nascosto. Vai via. Mi sono nascosto, meno male. Vai via. Posso uscire secondo te oppure... Io resterei lì e basta, resterei lì per sempre. Però mi sa che non si può fare. Tu dici? Proviamo ad uscire. Abbiamo solo un cuore comunque. Se moriamo ora, moriamo per sempre, quindi... Attenzione! No, paura. Qua non c'è nessuno però. Anche io! Grandi, non c'è nessuno. Oh. Ci sono presenze, vedo presenze. Telecamere! Che tu hai paura delle telecamere. I servizi segreti. Dici che ci spiano anche adesso? Sì, ci spiano, guarda c'è la televisione lì. Ah, però si è aperta. Porco zio, zio Porsche. Zio Porsche, la Porsche. Ho camminato come la Porsche, hai visto? È molto costosa. No, non ti avvicinare. Oddio. No, ragazzi. No, sto morendo di paura, sto morendo di infarto, sto morendo di caga. Bro, che facciamo? Non voglio avere a che fare con Doble Bob. Si chiama lui, SpongeBob disegnato. Comunque, cerchiamo di entrare qua dentro. Ok, non c'è nessuno. Attenzione! Attenzione, Steve. Io ho paura. No, bro. Ok, non ho detto niente. Oh, io mi devo ricordare di tagliare le parolacce, però. Mi raccomando. C'è la chiave! A forma di cuore! Ok, allora, la chiave va bene. Però qua ho paura che appena apro mi trova questo. Ora lui è a destra. Appena giri a destra lui è lì. Può essere. Non è vero. Col cazzo. Sei sicuro che si possono dire quelle parole? Ragazzi, non si può dire ovviamente. Si può dire. No, ragazzi, io mi cago addosso. Cioè, vi giuro, non lo faccio apposta. Ragazzi, io non so cosa devo fare. Devo portare un po' Ah, c'è la matita di Doble Bob. Però comunque la tua matita qua sei La matita, è vero. Siamo due. Porco zio. No, porco veramente, aiuto. Ragazzi, però non è possibile, vi giuro. Cioè, infattibile sto gioco. Infatti. Eccola. Grandi, ragazzi, abbiamo trovato tutta la matita. E l'abbiamo fatta, finalmente. E dobbiamo dargliela a Doble Bob, che è molto felice, come vedete. Felice. Grazie per aver trovato la mia matita. Non me ne frega niente, ciao. Ok, andiamocene via. Bene, grazie a Dio, finalmente abbiamo finito questa parte, ragazzi. È stato un incubo. Cioè, io ho urlato talmente tanto. Ma c'è Doble Bob. Ho detto tante di quelle parole che meglio non dire. Sai un po' com'è. Dobbiamo parlare con Karen. Dice... nel prossimo universo sarà molto safe. Un altro portale, vediamo un attimo. Wow. L'ennesimo portale. Ragazzi, cosa diavolo è questa cosa? Cosa sta succedendo qui? E meno male che doveva essere sicuro. Bisogna parlare con SpongeBob senza casa. Un senza tetto, tipo. Va bene, parliamoci. Devo darti qualcosa a te. Certo, un Krabby Patty. Ma poi, ragazzi, cosa sto vedendo? Ma c'è uno che... Ma che cosa sta facendo? Sta vomitando. No, sta vomitando sangue. Ma dove stanno i cosi? Cioè, gli ingredienti? Non c'è. Meglio terra, magari, non so. Dove sta questa parte? F? Ok, perfetto. Ah, no. Non si può andare. È qua dove siamo spawnati, è vero. Controlla bene, vedi che lo vedo io. Ah, c'hai ragione. Grande. Bene. Devo darlo al signor SpongeBob. Mangiati il Krabby Patty fatto con la carne di topo, ragazzi. E il ketchup e sangue che vomita sto tizio qua.
Esatto. Io non lo mangerei comunque. Neanche io. Però lui sembra contento, giusto? Oppure devo andarmene? Dobbiamo aspettare adesso, dice. No, veramente dice che dobbiamo ancora dargli il Krabby Patty. Però noi non gliel'abbiamo dato. Forse dobbiamo parlare. Dato, no? Ah, okay. Sei felice? Ok, sì. Adesso puoi aiutarmi con il mio mondo? Morirò? No, non morirà. Cioè, non forse penso. No. Forse no. Ok, andiamo. Beh, dai, è felice, cioè. Non so esattamente. Beh, gli abbiamo dato un Krabby Patty da provenienze dubbie, però. Non dirglielo. È meglio così. Bene, adesso che bisogna fare? Bisogna parlare con Karen. Di nuovo. La prossima destinazione sarà Squidville. Prendi un'arma, va bene. Prendiamo quest'arma qua, che c'è sicuramente. Molto schematico come gioco. Entra nel ma portale. C'è il cappello di uno dei personaggi di Mario. È vero, non si può prendere però. Waluigi. Ma ragazzi, ma solo ora sto vedendo. Ma questo è SpongeBob, che problemi ha? Bro, aiuta. Bro, please. Cioè, per favore, cosa stai facendo? Dice vattene via Codardo. Va bene, me ne vado. C'avrà qualcosa. Non so cosa abbiamo visto. Dobbiamo trovare SpongeBob. Ah, ok. Ma non ce l'avevamo già lì. Ma ragazzi, che cosa stiamo vedendo esattamente qua? Cioè, hai capito? Quello è cosa ci ha fatto vedere all'inizio. Questo è il signor Stella? Ragazzi, abbiamo finito questo gioco. Però racconta una storia vera di SpongeBob, purtroppo. Una storia vera, fatta male sicuramente. Cioè, però racconta una storia vera. Lasciate un sacco di like, mi raccomando.